Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi questo nuovo lavoro del team SMI. Come ben vedete continua la collaborazione con il brand italiano Ermo, come avevo già un attimo predetto nella presentazione del Mistral. Sarebbero arrivate altre attrezzature e oggi è stata pubblicata questa nuova attrezzatura, questo nuovo attrezzo che è la dischiera Hurricane. Vi dico subito ragazzi, in modo ovviamente disponibile per PC e console. Appunto, come vi dicevo, questo dischiera qui è stato fatto il modello Hurricane semi portato da 5 e 6 metri e, ovviamente la moda ragazzi è stata fatta su base CAD, ovviamente fornita dall'azienda Ermo. La moda è stata comunque anche migliorata in termini di poligoni, quindi è stato alzato lo standard qualitativo e davvero come sempre ragazzi io voglio fare i complimenti al team SMI sia per tutte le collaborazioni che stanno stringendo sia per la qualità dei lavori che si sta alzando sempre di più. Quindi un doveroso grazie al vostro lavoro, un grazie anche ovviamente all'azienda per la completa disponibilità e quindi davvero, davvero grazie per i vostri lavori, per il vostro tempo che serve a regalarci diciamo queste cose qui in modo praticamente gratuito e quindi veramente ragazzi bravi. Allora, io prima di andarvi a descrivere un po' l'attrezzo e tutto quanto, farvelo vedere per bene, io direi di fare come sempre ragazzi un saltino allo shop come da prassi per vedere un po' configurazioni eccetera, quindi ovviamente sezione attrezzi, categoria degli apici a dischi, scorriamo in fondo. Eccola qua, la Hurricane HR. Tengo a precisare che questo modello di Hurricane è stato fatto sulla base del modello 2020, quindi modello vecchio, tra virgolette, perché adesso appunto la Hurricane, se andate a vedere anche nel sito dell'Ermo, è stata un po' rivista, è strutturalmente un po' modificata e quindi ci tengo a dire che questo è il modello, diciamo, vecchio, tra virgolette. Quindi appunto dicevo 42.300 euro di costo base, come potenza richiesta ragazzi 200 cavalli, tengo sempre a dire che il discorso cavalleria per questi attrezzi qui è sempre relativo, io adesso nel test di oggi userò un 8345R, quindi un 350 cavalli e quindi è sempre una questione di ovviamente relativa alla condizione in cui la si mette a lavorare eccetera, insomma soliti discorsi che non vi sto qui a fare. 21 km orari di velocità massima operativa. Allora entriamo nella configurazione, abbiamo le prime due voci che ci danno la colorazione. La prima è la colorazione principale che è stata aggiunta questa volta qui la nuova livrea Evolution, che è questa qui, questo grigio, chiamiamolo antracite, canna di fucile, topo, non so, vedete voi, e basta. Sinceramente a me, cioè, non è che non piaccia, Ermo lo associo, l'ho sempre associato, cioè il colpo d'occhio mio è il bianco, quindi a me piace di più la livrea bianca, per carità, questo colore è bello, però forse magari devo ancora farci un po' l'occhio, visto che di attrezzature di questo colore qui non ce ne sono ancora tantissime in giro. Ho visto la prima colorazione nuova sull'aratro del video che ho fatto del McCormick dell'X8 che aveva il quadrivomere con questa livrea qui. Magari se volete andatevelo a vedere così vedete il colore nella realtà com'è. E basta. Poi abbiamo con un surplus di 1.500 euro, poi nella colorazione cerchione appunto abbiamo il nero che si sposa con questo grigio qui e quindi potete fare modello Batman. E ok, bene, queste sono le configurazioni del colore. Poi scendiamo giù, abbiamo la possibilità di scegliere tre rulli. Di default viene dato quello a gabbia, questo qui. Poi con 2.200 euro in più abbiamo il Packer e con 4.200 euro in più abbiamo il doppio guscio.
questo. E ok, dopodiché per finire abbiamo la ovviamente scelta della misura, ragazzi, che va da 5 metri a 6 metri. Ecco qui, basta, queste sono le configurazioni barra personalizzazioni. Non serve altro, diciamo. E ok, bene, usciamo un attimo. Allora, ragazzi, bella di schiera, come ben vedete è semi portata, l'apertura ovviamente idraulica. Qui davanti abbiamo i carrelli di profondità che in realtà ci sono anche idraulici, ma in questa versione hanno il pistone meccanico, chiamiamolo così, il terzo punto, proprio per essere agricoli. Qui abbiamo il carrello. Qui davanti abbiamo quattro ancore rompitraccia, due per lato, sfalciate, una più avanti e una più indietro. Qui dietro abbiamo le due file di dischi dischi Margherita da 610 mm che poggiano su Silent Block. Ne abbiamo ben 46 nella versione da 6 metri, che è questa qui, e 38 nella versione da 5, questi. Ovviamente dischi sfalciati, inclinati in modo opposto. Lateralmente abbiamo la bandina paraterra che è animata. Poi, per quanto riguarda animazioni, ragazzi, abbiamo anche i ganci di sicurezza per quando la si ripiega per andare per strada. L'apertura avviene anche in modo sfalciato, quindi prima una parte e poi l'altra. Poi andremo a vedere, ovviamente. Qui, ragazzi, nel frattempo, mentre vi descrivo anche un po' la mod e tutto quanto, guardate anche la qualità di texture, eccetera, che appunto è stata aumentata di poligoni il modello, ovviamente per la versione PC. Sì, mentre io parlo, dico la mia messa, ragazzi, voi guardate. Qui davanti c'è il timone idraulico che serve per il livellamento della dischiera. Qui, ragazzi, non è animato, non ha funzione, quindi è solo, diciamo, qui, però appunto serve per livellare bene la dischiera. Qua abbiamo sempre le avvertenze leggibili. Ok. Qui dietro abbiamo appunto il discorso del rullo. Io ho scelto appunto il doppio guscio per il test. Qua vedete già un po' il dirt. Vedete i pettini per la pulizia. Il rullo dietro, ragazzi, oltretutto è animato, nel senso che si può alzare e abbassare. Qua vedete appunto tramite pistone, quindi idraulicamente. Non ha, attenzione, la questione dei benefici come li aveva quello del Mistral, quindi alzarlo e abbassarlo non dà il beneficio della ratura, ma però non si dice, però se lo alzate il trattore fa meno fatica a trainarla, se lo abbassate ovviamente grava sul terreno e il trattore sente un po' più di sforzo nel tirarla, quindi succede qualcosa, insomma, non è proprio così alzarlo, abbassarlo per niente, c'è insomma, succede qualcosa. E ok, qui dietro abbiamo appunto il carrello che serve appunto per alzarla quando si è in campo e ovviamente funge da carrello per il trasporto stradale. E basta, altro no, no da mostrarvi qui. Veramente hanno fatto un lavoro eccezionale, ragazzi, modellisticamente la mod è davvero fantastica, hanno lavorato bene su dirt, tutto quanto, quindi no, veramente non voglio essere petulante e ripetitivo, ma questo team qua ci sta portando oltre a sì, dei grandi brand per quanto riguarda le attrezzature, ma anche delle grandi mod per quanto riguarda la qualità, eccetera. È un team che è cresciuto, si è migliorato, sta veramente raggiungendo ottimi risultati. Quindi bravi ragazzi, qua vediamo anche le 6 mattonelle per il piedino in stazionamento. E basta, qui abbiamo la 5 metri, ragazzi, che ve l'ho allestita a modalità Batman. Io sapete che sono anche un fanatico di Batman, quindi ci sta. E niente, insomma, avete visto che praticamente è la stessa, cambia solamente la livrea. Qua c'è il rullo packer, anche questo qui con i pettini per la pulizia del rullo.
Ok, bene ragazzi, io potrei anche smetterla di parlare, non ho altro veramente da aggiungere, vabbè qua c'è fanaleria, poi andremo a vedere. E ok, perfetto. Bene, andiamo a prendere il nostro cervone qui. Beh, insomma ragazzi, tubi idraulici, eccetera, tutto a posto. Qua. Andiamo a prendere l'8345R. Andiamo su. Qui ragazzi sono sulla Lendorf, la mappa. Adesso andiamo sul nostro campo prova. Bene. Allora, qua abbiamo agganciato, vi faccio vedere subito ragazzi il rullo. Ecco qui, questa è la sua il suo movimento. Qua è tutto abbassato, qua è tutto alzato. Quindi richiudiamo. Faccio vedere i ganci di sicurezza. Vedete, prima si chiude il sinistro e poi si chiude il destro. In offset di tempo. Tac. A posto. Questa è la fanaleria, ragazzi, della schiera. Qua abbiamo fari, frecce. Ok, così lo faccio vedere. Boh, perfetto. Possiamo andare in campo. Allora, no, dai, facciamo un retro, usciamo dritti qua. Via veloci. Sì, ragazzi, come vi dicevo, appunto, la questione cavalleria. Con questi attrezzi, come appunto le dischiere, i coltivatori, i preparatori, eccetera, più si corre e meglio è. Quindi con la potenza andateci pur tranquilli, che non fa mai male, anche perché come ben sapete questi attrezzi più corrono, più miscelano e più fanno il loro lavoro. Ok, bene. Sì, ragazzi, poi comunque il team sta ovviamente continuando a lavorare e porterà altra attrezzatura di ermo, come vi ho detto anche nel video scorso. Prossimamente, penso, barra presumo, arrivino degli aratri, arriveranno degli aratri. Non so quali, non lo so. Poi, ragazzi, col tempo possono cambiare i programmi, le cose, quindi, ma comunque usciranno, cioè magari uno esce prima, uno esce dopo, dipende un po' come si svolge la situazione, ci sono sempre cambi di programma. Io parlo, diciamo, adesso, ragazzi, per come stanno le cose adesso, poi possono cambiare comunque, tranquilli che arriveranno. Bene, allora qua siamo quasi arrivati. Sì, come peso della dischiera, ragazzi, in realtà siamo più o meno sui 60 quintali per questa qui da 6 metri che ho io dietro, e ovviamente il peso varia molto a seconda anche di che rullo, diciamo, si usa, con che rullo la si allestisce, perché ovviamente un packer non ha lo stesso peso di un rullo gabbia, quindi capite bene che. Vediamo anche qua, ragazzi, di nuovo animazioni e sfalcio di apertura. Sì, i ganci, tec, prima si apre il destro, poi il sinistro. E sì, dicevo appunto più o meno come peso siamo sui 60 quintali e quella da 5 metri sui 50 circa, ovviamente ragazzi sempre a seconda del rullo. E ok, bene, come velocità operativa io direi di partire con un 13 km orari. Abbassiamo il rullo. Tac. Vedete che non si alza né niente, cioè nel senso la dischiera rimane sempre allo stesso livello, però appunto il disco grava nel terreno. Ok, bene, come vedete qua a 13 km orari, bene o male, siamo sui 35-36 litri ora, quindi non abbiamo un gran sforzo. 3,45 va via molto tranquillo. Possiamo anche iniziare ad alzare un po', andiamo sui 16, vedete che qua siamo già a 43-44 litri ora.
Ovviamente qua ragazzi andiamo bene, che siamo in piano e tutto, però poi ovviamente ragazzi se trovate dislivelli eccetera, la minestra cambia un po'. Quindi all'occhio. Sentite che più andate su con la velocità e più il motore si sente. Vedete che già a 17 si inizia a far sentire un po', andare su a 18, guardate come il consumo inizia ad andare su, andare anche a 19, e qua inizia a essere abbastanza impegnato. Qua intanto guardate anche bene le animazioni del paraterra, della bandina. Adesso se alzo il rullo, cioè, io la percepisco, però faccio, non so se voi dal video la possiate tanto percepire, perché sento io, ragazzi, il mezzo quanto sforza, eccetera. Cioè, se non guardate la mia guida bislacca, ma sì, per dirvi che credetemi che il rullo c'entra sullo sforzo della macchina. Non so se si sia sentito. Beh, io provo a star zitto. E sentite? Sentite che il suono del motore si sente che va più in carico col rullo abbassato. Spero si sia sentito, si possa percepire comunque. Quando la proverete, ve ne accorgerete. È comunque un bel attrezzo, un bel attrezzo. Io non ho mai filmate di schiere, mi pare, nella realtà, perché sì, qua in zona mia si iniziano a vedere attrezzature da minima lavorazione, sostituti, diciamo, degli aratri, chiamiamoli così. Però no, vedo solo preparatori di schiere, no, non ce ne sono tantissime, ce n'è qualcuna ma molto sporadica, io sinceramente di persona non ne ho mai vista una lavorare, quindi non so, però comunque in ogni caso parlo del terreno mio limitrofo, cioè attrezzi così secondo me sarebbero ottimi, sarebbe un impasto giusto per questi attrezzi qui. Poi ovviamente ragazzi ci sono condizioni e condizioni, ci sono esigenze ed esigenze, ognuno ha le sue esigenze di lavoro, si trova meglio con questo, con l'altro, però appunto vedo che per la maggior parte vanno molto i preparatori, poi dipende se uno deve passare sul sodo, se deve, cioè ci sono tante, diciamo, condizioni differenti che fanno, diciamo, l'uso di un determinato attrezzo, la scelta di uno o dell'altro. Ok, quindi niente, qua parti col tutto a posto, ragazzi. Ok, siamo ai 50 litri ora di istantaneo. Poi comunque col perno centrale lì sul timone, molto comodo. Le dischiere, quelle più piccole, la 3 e la 4 metri dell'Ermo sono portate, quindi attacco a sollevatore a terzo punto. Questa è semi portata, che semi portato vuol dire che ci sono i due, va agganciato i bracci del sollevatore e trainata, ragazzi, significa che l'attrezzo viene agganciato sul gancio traino del mezzo, quindi portato, semiportato e trainato. Bene, io qua ragazzi me la sto divertendo parecchio. Sapete che quei paio di minuti di gameplay io me li faccio sempre nelle presentazioni. Diamoci su anche un 20 km. Dai, 8R. Vedete che siamo a 20 e nel display a 7 segmenti del piantone si vede 20-19, 20-19, quindi si sente che inizia un po' la fatica.
Bella, bella, veramente bella, bella attrezzo. Non vedo l'ora di vedere tutto il resto full set termo. E credetemi che quando pubblicheranno tutto avremo davvero l'imbarazzo della scelta su attrezzatura ermo. Poi varie, cioè, scelta, una scelta anche variegata tra preparatori di schiere, aratri, eccetera, eccetera. Arriverà veramente tantissima roba. Sono molto contento. Veramente, veramente. Molto contento. Sì, qua vedete anche l'animazione dei rompitraccia, che non ve li ho mostrati. Eccolo qua. Vedete l'animazione della terra, del terreno. Ok, bene. Allora io qua arrivo in fondo, ragazzi. Poi vi saluto, anche se starei qui volentieri. Ma per me è uno spasso. Voi sapete che uso anche le presentazioni come momento mio personale di gioco. Poi passo il tempo. Perché vedetemi, ragazzi, ve lo dico sinceramente: le uniche volte che io accendo Farming sono per preparare le presentazioni, registrare presentazioni, carriera, eccetera, e portare avanti la carriera. Cioè io non ho mai tempi, cioè momenti in cui gioco così per i cavoli miei, proprio zero. Quindi io lavoro, faccio gioco a Farming solamente praticamente per i video. E basta. Bene, spegniamo il nostro cervone, scendiamo, che vi saluto. E basta, ecco qui, la nostra cara bella di schiera. Ovviamente guardate anche il dirt sui dischi. No, veramente, veramente un ottimo lavoro. Bravi ragazzi, veramente complimenti. Ok, quindi io a questo punto con questa super mega attaccata vi lascio, niente, vi lascio il link in descrizione. Se ci saranno eventuali update, ovviamente come vi ho detto la trovate comodamente nel modhub, e basta. Io passo la palla a voi, ditemi un po' cosa ve ne pare della dischiera, del lavoro, eccetera, e basta. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e un attimo controllo se ho dimenticato qualcosa, perché foglietto mio è sempre qua. Sì, ho detto tutto e boh, perfetto ragazzi, vi saluto e al prossimo video. Ciao ciao.